eu por todo o compão deste livro. Secondo me,
Avete scritto tutto lì, a capire. Il funzionamento adesso è inverso, viene alimentato un motore, c'è questa catena di traino, sì, sì. Era una cinghia. Sì, sì, sì. Perché funziona, sta funzionando l'inverso. Cioè? Prima c'era vapore, una sì. Che faceva vapore, azionava i cilindri, sì. Mettevano in funzione il volano. Adesso invece c'è un motore che fa funzionare la dinamo, che trascina il volano. Capito. Perché chiaramente non ci sono, non c'è quella... E fin quando è stata in funzionamento questa macchina? Nel primo immediato dopoguerra, 55. Addirittura? No. Hai di andare in seconda? No. Mi sento le seconde, sempre, sempre in centro, no? Ma questo qui era su adesio allo stabilimento, questo è privato. Ah, ho capito, Questo era... Ah, è un facsimile. No. La Zavazzi, sì. nel 1895, sì, sì. Se l'è costruita su adesio, sì. Perché questo gli serviva per alimentare, dare energia elettrica a tutti i telai della loro cucina. Ho capito. Nel 55, quando l'hanno dismessa, l'hanno donata all'museo. Ho capito, ma quella che era in via Sant'Anna di Gonda era un simile? Era simile. La concezione sì, era la stessa, un grande volano, un generatore, però era già costruita secondo criteri diversi. Ah, ho capito, capito. Criteri che venivano dalle prime centrali costruite negli Stati Uniti. Ma operava in alternata agli invio? Generava corrente, questa se non vado errato generava corrente continua. Appunto, perché poi l'alternata... Quella, in Sant'Anna di Gonda veniva convertita in alternata per la distribuzione. Ah, ah, ho capito. Bene, la ringrazio. Oh! Ah, che stupido! Ah sì, perché c'ho altezza. Sì. Tu mi avete pregiato, non ha detto nessuno. Giochi tu, Giorgio? Dai. Vai. Adesso trovare il computer. Giulia, com'è che riesci a registrare lì il video? Cos'è un illuminescente? Non si sa. Sì, è un touch screen praticamente. Ah, ho capito. E beh, ma che si attiva col... No, ma qui per perché, scrittura. Perché gioca contro il computer. Ho capito, ma scrittura del computer, il laser, com'è che attiva qua la superficie? Perché evidentemente è fotosensibile a quel tipo di laser. Ah, ho capito, ho capito. Ah, ho capito. Ah, già, ho capito, ma ho capito, illuminescente a bassa tempo di latte. Avete pareggiato, Giorgio, anche tu. Grazie. La robotica. Flamingo.
Thank you.
sono anche vittoria, non so, secondo me c'è il primo cerco sul mare senza vincere. Sostiene, felica, potentata. Ma io ho fatto successivamente, per esempio, è stato programmato, ma vi consiglio di fare cosa collezione per l'Italia di città importanti vestiti e gruppi, i gruppi in Zaccio, che sono stati preoccupati a sentire la città che c'è un oggetto esposto di 40.000 metri, per esempio il museo di Zaccio, per la città di laboratorio e aria interattiva, per seguire i grandi periodi di sport e via, ad esempio di locomotive, per il gruppo di Zaccio, per guarda, io come dite che c'è? Anche il piacere di crociare Fergali, direttore del museo, chiedendo eventualmente di mettere il modellino di levitazione magnetica, che magari vanno i primi aprile mostrati in convegno a Torino. Vi saluto. Yes. Vittore Luce. Dentro c'è la gloriosa stega del museo, che c'è anche di subito all'edificio sulla chiesa. Che lindo.
conoscenza. Il primo è il 5 aprile, il 20,